Nessuna traccia di Guerrina Piscagli è stata fiutata da Nero ed Agan, i due cani molecolari specializzati nella ricerca di cadaveri e scheletri umani. Sono riprese le ricerche della 50enne scomparsa il 1 maggio 2014 da Caraffello e con l'ausilio dei due cani della polizia di Malpensa sono state battute le zone che avrebbero potuto celare il corpo della casalinga di Caraffello. L'operazione Interforce, che ha visto in azione carabinieri di Badiate d'Alda, polizie e corpo forestale, era stata organizzata ad un tavolo alla questura di Arezzo. Le ispezioni sono iniziate dalla chiesa di Caraffello e dalla canonica. È stato ispezionato anche l'esterno dell'edificio. Il sopralluogo è poi proseguito a Cicognaia, passata a setaccio l'intera pieve, sia all'interno che all'esterno, ed addirittura i cani si sono addentrati nei sotterranei. È stata poi ispezionata la zona Lago delle Cave e quella di Pian di Meleto, dove alcuni sensitivi avevano sentito la presenza di un cadavere, ma di Guerrina nessuna traccia nemmeno lì. Novità anche sul fronte della difesa di Padre Graziano, accusato dell'omicidio della casalinga scomparsa, della soppressione o dell'occultamento del suo cadavere. I suoi legali hanno deciso infatti di rinunciare all'intera lista di testimoni nel processo in corte d'assise. Si avvicina quindi il giorno della sentenza per il frate congolese.